Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video di cucina. Oggi insieme a Weber impariamo come cuocere una torta nel barbecue, perché anche questo si può fare. Ecco come! Gli ingredienti per questa torta di mele sono in sovraimpressione e sono per uno stampo da circa 20 cm. Per la cottura useremo il Weber Master Touch Premium da 57 cm. Per prima cosa dividiamo gli albumi dai tuorli e mescoliamo questi ultimi con una frusta insieme allo zucchero e alla scorza di limone grattugiata, senza la parte bianca, mi raccomando. A questo punto aggiungiamo al composto la farina, il lievito per dolci e dopo averli mescolati un po' aggiungiamo anche 80 g di burro sciolto, continuando a mescolare anche con le mani, un composto che avrà la consistenza asciutta e sabbiosa. A questo punto aggiungiamo al composto un po' alla volta il latte, finché non avremo ammorbidito il tutto raggiungendo la consistenza di una pastella densa, anche aiutandoci con delle fruste elettriche volendo. Ora, mentre il composto riposa, accendiamo circa tre quarti di una ciminiera con le bricchette ed una volta accese le posizioniamo sulla circonferenza esterna del barbecue anche aiutandoci con i cestelli separatori. Poi apriamo a metà le ventole sopra e sotto per stabilizzare la temperatura tra i 170 e i 180 gradi. A questo punto finiamo la torta, montiamo i bianchi d'uovo a neve e li incorporiamo al resto del composto prima aggiungendone una minima parte e mescolando normalmente, poi tutto il resto mescolando con cautela dal basso verso l'alto. Ora peliamo due o tre mele e le tagliamo a fettine sottili di circa 1-2 mm. Spruzziamo dello staccante sulla teglia o la imburriamo e infariniamo per evitare che si attacchi. Poi versiamo il composto fino a tre quarti dello stampo e infine posizioniamo le fettine di mela a raggiera su tutta la superficie della torta, volendo anche a doppio strato, e le copriamo con un altro po' di burro fuso e una spolverata di zucchero. Siamo pronti a cuocere, posizioniamo la torta al centro della griglia, apriamo lo spazio laterale e versiamo una manciata di chips per l'affumicatura. Chiudiamo il coperchio e la lasciamo cuocere almeno un'ora prima di controllarla. Passata un'ora possiamo controllare con uno stecchino se l'impasto è già solido, oppure con un termometro a sonda a quanti gradi è. Una torta di questo genere deve arrivare a 98 gradi interni. In totale ci ha impiegato un'ora e 40 minuti circa a 170 gradi.
Chiudiamo tutte le ventole sopra e sotto per un rapido spegnimento delle braci senza sprechi. Dopo averla lasciata raffreddare, cospargiamo la torta con un po' di zucchero a velo e siamo pronti per la colazione o la merenda. Allora ragazzi, come vi ho anticipato ad inizio video, abbiamo visto che nel barbecue è assolutamente possibile cuocere una torta come se fosse stata cotta in forno. Vi posso dire che la nota affumicata che riusciamo ad aggiungere alla torta nel barbecue rispetto ovviamente alla cottura in forno dà assolutamente quel qualcosa in più di gradevole. Ovviamente se vi piace è possibile aumentare o diminuire ulteriormente la quantità di affumicatura cambiando la quantità di chips di legno che metteremo sulla brace, quindi questo è assolutamente a vostro gusto. Per tutto il resto avete potuto vedere come la parte superiore della torta si sia cotta in maniera più lenta, no? Rispetto alla parte inferiore, perché il calore vero e proprio arriva da sotto, dalla brace, però grazie al coperchio del barbecue questo calore è stato riflesso e rigirato, convogliato all'interno della camera del barbecue e ha cotto anche la parte superiore, quindi assolutamente nessun problema. La torta è rimasta molto molto morbida e molto umida internamente ed era veramente buonissima. Dategli una chance, provatela e fateci sapere come vi viene, perché siamo sicurissimi che non ve ne pentirete. A noi è piaciuta tantissimo. Quindi ragazzi, come sempre fateci sapere cosa ne pensate, perché siamo sicurissimi che vi piacerà. Se non fate ancora parte di questa famiglia, iscrivetevi al canale e alle pagine Facebook e Instagram, e se vi è piaciuto questo video mettete mi piace, mi raccomando. Ci vediamo presto.